Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con una nuovissima puntata di Good Morning Milano. Sono le 12:34 minuti in questo istante di oggi 13 ottobre 2017. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, quindi buon venerdì a tutti quanti. E quindi ci siamo venuti in mente, abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere la settimana parlando di qualcosa di un po' più leggero rispetto ai nostri soliti temi, però qualcosa che insomma almeno faccia divertire e magari vi impegni qualche serata o qualche weekend. Parliamo di sport, parliamo di l'ennesimo sport strano che vi portiamo a conoscenza. Lo dicono anche loro che è uno sport strano, quindi non dico niente di sbagliato, credo. Parliamo del bubble football e lo facciamo con il nostro ospite Antonello De Santis. Buongiorno Antonello. Grazie mille, ciao a tutti. Uno dei primi, diciamo, diffusori di bubble football in Italia, immagino anche atleta di bubble football. Sì, atleta un po' meno, ci proviamo. Piace vedere gli altri che sì, giocano. È più quello. E sì, rimbalzano. Perché rimbalzano, perché appunto, che cos'è il bubble football? Come nasce? Che cos'è? Come funziona? Allora, il bubble football è uno sport semplicissimo, non so se riesce a vedere magari nella brochure. Sì, comunque faccio vedere. È molto facile. Semplicemente 10 persone, 5-5, divisi in due squadre, a mo' di calcetto, verranno rinchiusi in queste bolle. E in queste bolle bisognerà semplicemente giocare a calcio, quindi nell'apparenza semplice come gioco. Ovviamente se ci verrete poi a trovare nei campi vi spiegheremo meglio come si fa. Comunque è molto dinamico e divertente, simile ripeto al calcetto, ma con delle varianti. Si ha questa bolla intorno che quindi si permette appunto di rimbalzare in totale tranquillità, serenità e quindi senza farsi male, però appunto divertendosi e facendo dei voli anche abbastanza importanti, ecco. Che è una bolla di effetti gonfiata, nel senso. È una bolla, esatto, che parte sgonfia, noi ovviamente la portiamo in ogni campo, le gonfiamo tutte quante e sì, esattamente, ci si entra dentro, si infilano queste bretelle per ovviamente evitare di schizzare fuori al pallone, si afferrano queste maniglie e poi si è pronti per giocare. Quindi questa bolla arriva all'altezza del bacino, giusto, appena sotto il bacino. Esattamente, sì. Quindi lascia appunto giusto le gambe libere per calciare, ma le braccia sono chiuse dentro. Le braccia sono chiuse dentro, sì, e per sicurezza sono attaccate delle maniglie, in modo tale da non prendere. Sì, perché molte volte ci è capitato soprattutto all'inizio, magari, che la gente non specificavamo di tenere le mani attaccate alle maniglie e quindi vedevamo magari degli schiaffi in faccia o cose del genere. Quindi proprio per questo, sì, abbiamo queste maniglie e ci attacchiamo lì. Come nasce, mi dicevi, questo sport? Allora, questo sport nasce appunto come una specie di gioco, uno scherzo, tramite questa emittente belga che si occupa di come dire, inventare sport estremi strani. Tra questi sport abbiamo avuto la fortuna di far nascere questo bubble football. È nato quindi come uno scherzo e assolutamente dopo qualche minuto è nato quindi questo sport, ecco, tra le varie alternative. È senz'altro tra i più fortunati di questa emittente e quindi da questo poi viene a creare questo sport. È nato proprio un campionato, e da lì noi abbiamo avuto l'idea di portarcelo quindi qua in Italia e soprattutto a Milano. Ecco appunto, a Milano, perché a Milano proprio siete di casa, avete due campi, visto, giusto? Più di due. Più di due, ok. Allora, raccontaci dove si può venire per conoscere. Allora, in questo momento A chi vi rivolgete? Cioè, quando può essere divertente fare una partita di bubble football? Allora, per quanto mi riguarda è divertente in ogni occasione. Perché questo? Perché ci occupiamo dai compleanni per i ragazzi, abbiamo avuto un sacco di addio al nubilato e al celibato, quindi anche quelli, piuttosto che veramente qualsiasi cosa. Perché dico che è raggiungibile ed è fruibile per tutti? Perché ci spostiamo anche noi, quindi non abbiamo dei campi, i campi nostri dedicati sono per delle partite singole da un'ora, ma ciò non toglie che si possono fare anche delle dirette, cioè delle trasferte. Trasferte perché abbiamo avuto a che fare con gli iDays di Milano, dove a Monza siamo stati presenti per tutte e quattro le date.
Recentemente siamo andati addirittura in Lussemburgo per un evento con la Ferrero, piuttosto che abbiamo avuto eventi per la Coca-Cola. Quindi noi ci affidiamo a diversi campi, quindi ci appoggiamo a diversi campi, però attualmente si può tranquillamente, chiamandoci, si può tranquillamente anche venire noi da voi, quindi senza nessun tipo di problema. Se si ha un campo e il campo è in sicurezza, si può tranquillamente rimanere lì. Ecco, allora, è verissimo perché appunto sul vostro volantino si vede benissimo quello che fate. Addio al celibato, nubilato, feste di compleanno, team building. In realtà, appunto, la cosa interessante, dicevi che venite anche a casa nostra volendo, cioè sì. Potete, ovviamente, beh, magari qua lo vedrei un po' complicato. Sì, qua lo vedrei un po' complicato, però infatti. Come risponde la città, diciamo? Come sta andando? Allora, poi dopo ci racconti invece dei vostri campi, come funziona la gestione dei vostri campi, se uno vuole venire. Esistono delle squadre già formate? Allora, per quello ci stiamo lavorando, perché comunque, come ogni novità, per quanto mi riguarda, almeno in Italia, diventa un po' ostico farlo diventare un po' di tutti, no? Quindi è un po' difficile la diffusione. Però pian piano ci stiamo riuscendo. Ormai questo è quasi il terzo anno che siamo attivi a Milano. E devo dire che la città non risponde male, questo è una bella sensazione perché effettivamente abbiamo avuto una crescita e stiamo continuando a crescere e soprattutto c'è una risposta positiva. Per quanto riguarda i nostri campi, appunto, siamo in Piazza Tirana al 17, come c'è scritto qua, e questi sono i due diciamo centrali, Piazza Tirana e lo Scarioni in zona diciamo Forlanini, ecco. Beh, ne abbiamo già coprito diciamo le due aree di Milano, sì, abbiamo, sia abbiamo, ovest che a est ci siete. Poi voi ci avete anche altri campi. Sì, in Comasina abbiamo un alto per coprire anche quella zona lì, piuttosto che appunto il Palacus sempre sull'idroscalo, ne abbiamo anche altri più lontani, nell'interland di Milano, quindi anche fuori Milano. Ecco, poi vedevo qua, avete un sito internet, immagino che su lì si possano anche vedere i filmati vari di... Assolutamente, che vi danno meglio l'idea di che cosa vuol dire e del divertimento che sicuramente adesso noi cercheremo di fare una squadra di Milano News e venire un giorno a giocare, a trovarci perché... e vi faremo vedere come sarà andata, soprattutto nel senso questo sicuramente. Avete intenzione, appunto, mi dicevi però anche di cominciare a formare delle squadre vere e proprie? Volete creare un campionato o qualcosa del genere? Sì, allora, la nostra idea e quindi speranza è di riuscire a creare una sorta di, se non un campionato, comunque iniziare a creare dei tornei. Questo perché appunto secondo noi è anche molto importante l'affiliazione, cioè il creare una comunità. Quindi vorremmo sì, appunto, creare una specie di torneo in cui le migliori squadre si possono affrontare. E perché no mettere anche qualcosa in palio, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi assolutamente sì. Allora, poi voi siete Bubble Football Milano, adesso ci scrivono anche da Bergamo, ci salutano, possiamo magari fare stata qui che anche in quelle zone qualcosa si muove? Assolutamente. È vero che comunque in un attimo si arriva. Assolutamente, per quanto mi riguarda ad esempio sono andato in trasferta, appunto siamo arrivati a Treviso piuttosto che siamo scesi anche più in basso, quindi non c'è assolutamente problema. Semplicemente chiamandoci si trova. Quindi, sempre, insomma, un accordo. Vengono anche Roberto che ci scrive in questo momento da Curno. Se vuoi, Roberto, vengono da te, portano tutto voi, no? Giusto? Portiamo tutto noi, non serve solo il campo, Curno, serve solo lo spazio, quello no, serve lo spazio. Il campo è difficile da portare, ecco. Però sono tutte. Dicevi una squadra di calcetto, quindi sono 10, 5 contro 5, giusto? Esattamente. Sono 10 persone. C'è comunque il portiere, come funziona? No, allora, per quanto riguarda le regole, è molto semplice. I fuori laterali e le rimesse da fondo campo e gli angoli rimangono. Per quanto riguarda invece le regole più tradizionali, non ci sono portieri e le due squadre partiranno dentro le proprie aree. Palla al centro, simulando un po' quello che è la palla nuoto. Palla nuoto, okay? Sì. Esatto. Al fischio dell'arbitro, cioè io o un mio collega, si parte e le due squadre quindi dovranno cercare di recuperare la palla. Il come? Scontrandosi. Immagino, infatti, per i primi 5 minuti la palla rimane ferma lì in mezzo e c'è solo gente che rimbalza. Succede, da una parte succede questo, all'altra. Sì. Quanti ragazzi, quanta gente avete già cominciato a vedere quest'anno? Quanti si avvicinano a voi? Contarli è difficile perché davvero ogni weekend riceviamo parecchie chiamate anche in settimana, poi soprattutto nel periodo estivo c'è sempre il boom ed è una cosa che ci fa molto piacere, però
anche in questo momento, cioè autunno inoltrato, comunque stiamo ricevendo parecchie chiamate, quindi... Ecco, si gioca solo all'aperto oppure c'è anche la possibilità di giocare al coperto? No, si può giocare al chiuso o all'aperto, ovviamente a discrezione del cliente. Quindi qua a Milano voi siete già organizzati anche per, volendo, quindi sì, questo inverno? Sì, sì, sì. Noi in Piazza Tirana pioggia, abbiamo... neve o grandine che sia, non c'è non problema, ci fermano, non ci fermano, si rimbalza, ma si rimbalza tanto o si cade, cioè una roba, beh, tanto tanto. Perché, no, quanto, quanto è grossa la bolla? La bolla allora pesa 9 kg ed ha un diametro, pesa 9 kg, quindi mi devo portare in giro anche 9 kg di roba. Però devo essere sincero, avendola provata anche, sono 9 kg ma ben distribuiti, quindi non si ha la sensazione di, okay, di pesantezza addosso, però intanto si fa anche un po' di palestra, infatti, che non fa mai male, infatti. E soprattutto la, la bolla ha un diametro di 1,30 m più o meno, quindi è, ah beh, è larga 1,30 m, sì. È bella grande, infatti dico appunto, mi immagino all'inizio quando invece le due squadre si fanno scontrare, come prima arrivano allo scontro che al pallone, immagino. Ma il divertente è proprio quello, che molte volte, no, prima di far mente locale sul quanto si occupi con questa bolla addosso, la gente quindi non ne ha la, la consapevolezza, quindi si vanno a scontrare anche tra di loro, cioè molto, è molto divertente vedere anche come già dopo si già arrivano a metà campo sì, sì, senza, esatto, senza scontrarsi tra di loro, appunto, che perché insomma 5 anni eliminati cominciano a fare, no no, però, però comunque nel senso nel campo da calcetto ci stanno comodi, quindi ci sono altre regole particolari nel gioco? Una regola particolare che effettivamente c'è, sì, è se la palla fortunatamente dovesse finire dentro la bolla, perché la bolla ovviamente è aperta sopra, okay, e sotto, se la palla dovesse finire dentro la bolla diventa improvvisamente rugby, cioè nel senso io con la bolla devo arrivare dentro la porta, devo fare meta, quindi, ok? Nel momento in cui quindi succede questa cosa, io inizio a correre e gli altri ovviamente mi devono fermare, il come si intuisce ovviamente da sé, semplicemente tirandomi quindi giù. Si diventa l'uomo palla, si diventa, esattamente, punto, si diventa l'uomo palla, i tuoi amici devono farti da sponde, quindi tirare giù gli avversari devono tirare giù te, e quindi sì, succede questa proprio cosa. Rugby appunto a quel punto diventa, sì sì, beh, è davvero davvero, ma come vi è venuta questa idea di portarlo, cioè hai visto appunto questa trasmissione, hai visto il Bubble Football? Allora, no, io cioè vediamo tante cose belle ogni giorno e ognuno poi fa la sua vita, come dire, invece tu hai pensato no, io voglio portare invece il Bubble Football. Allora, io a Milano ho avuto la fortuna di iniziare a collaborare con questi ragazzi, ma l'idea vera e propria, devo dare a Cesare quel che di Cesare, effettivamente l'idea vera e propria non è stata proprio mia, cioè io collaboro con tre ragazzi che tra l'altro salutiamo magari se ci stanno seguendo, Luca e Gabriele, okay, sono stati effettivamente loro a prendere questo sport e decidere di tentare la fortuna qua in Italia. Quindi è stata una loro idea. Io, oddio, mi sono avvicinato per caso. Ci siamo. Ok, sì, sì, okay, posta. È caduto il microfono. Ci siamo. Posta. Niente, io... Mi c'è una bolla anche al microfono, forse. Magari, balza. No, io appunto da giocatore mi sono avvicinato a loro, mi sono appassionato quindi all'idea, al concetto, più che anche allo sport in sé per sé, e quindi adesso è quasi, sono quasi un annetto e mezzo che ci collaboro. Ecco, mi viene da dire, ma i falli invece come vengono definiti? Allora, per i falli... Immagino che arrivati addosso, buttati per terra, non è fallo. Ovviamente. Perché sennò, no, cioè... No, a parte che veramente voglio rassicurare su questa cosa, è molto difficile farsi male. Cioè, io ho visto più vittime a calcetto che nel bubble. Beh, effettivamente, sei completamente coperti da... Le gambe non vanno a sbattere perché rimbalza ovviamente prima, infatti, la bolla, quindi si gioca in totale sicurezza. L'unica cosa, cioè, che è difficile che noi... arrivare alle caviglie dell'alto, cioè mi viene da dire... Esattamente, proprio... no. L'unico fallo che noi, diciamo, cerchiamo di fischiare, ma più che altro per sportività, è il fallo da dietro, semplicemente quando ci si va a scontrare, da davanti sì, lateralmente anche, dietro cerchiamo di non farlo fare, ma soprattutto per un concetto di sportività, sarebbe come falciare da dietro una persona, okay, mentre sta correndo, cioè tirarla giù da dietro, ovviamente uno non se lo aspetta, quindi magari è anche brutta la caduta, cioè si possono vedere dei voli brutti, sì. Non ci si fa nulla comunque, però per sportività cerchiamo di fischiarlo, è quell'unico fallo che veramente... ci teniamo, ecco, a fischiare. Per il resto veramente si gioca in totale sicurezza, quindi si lasciano solamente i fuori. Ecco, avete qualche evento in programma a breve? Allora sì, dovremmo, come evento, diciamo, come eventone, adesso organizzare una festa per Halloween. Ah. Per Halloween saremo allo Scarioni, e appunto in via Tucidide al 10, e effettivamente sì, vorremmo fare questo evento dove diamo al cliente appunto un... diciamo una sorta di benvenuto con una grigliata più due cocktail in omaggio e poi questo bubble football. Ok.
Se no, per chiunque non possa venire ad Halloween, Per sempre, chiunque non vedo che possa venire. praticamente tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, e poi sabato e domenica tutti i giorni, In qualsiasi siete in Piazza momento. Tirana al Football City e allo Scarioni in via Teucidide 10, zona Forlanini, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica 10-23, c'è da Esatto. prenotare immagino, perché insomma è Si prenota, sì, sempre... si chiama il numero scritto qui o comunque si trova sul sito. Sul sito si scrive Bubble Football, C'è anche una mi. pagina Facebook, infatti già vedete nei commenti di questa diretta, quindi... Ma anche googolando siamo la prima risposta, quindi non Vedi, c'è quindi insomma, problema. beh, ottimo lavoro anche, quindi benissimo. Ma dico, immagino che bisogna prenotare perché ci sarà sempre campi strapieni. In questo momento sì, abbiamo parecchia domanda, quindi sì, è meglio ovviamente prenotare con un po' di anticipo, Ecco, però. serve qualcosa in particolare per venire a giocare a Bubble Football? Abbigliamento, No, vabbè, mi verrebbe da tecniche? dire la voglia e il coraggio, nel senso che, no, abbigliamento ovviamente comodo, come se fosse appunto una partita di calcetto. Per quanto riguarda invece. Anzi, meno, non servono parastinchi, non servono No, no, scarpette assolutamente. particolari. Infatti, No, scarpette no, ci vengono a trovare anche con scarpe da ginnastica ho qualsiasi, pensato. quindi. Perché il calcio talvolta riesce a passare in secondo piano, Ottimo. quindi sì, effettivamente qualsiasi cosa va. Infatti, cioè, quanto è un pretesto quel pallone in No, mezzo al allora, campo per divertirsi invece con altro? devo essere sincero, allora noi proponiamo anche la variante il bubble sumo, cioè che è semplicemente un mettersi nell'area del centrocampo e le regole diventano quelle del sumo, cioè 2 a 2, o meglio uno contro uno, ci si sfida e chi rimane dentro l'area è il vincitore, chi esce invece è appunto il perdente, lo sconfitto. Quindi. Il pretesto del pallone invece esiste nel momento in cui si vuole giocare in un contesto anche un po' più serio, cioè per quello noi parliamo di tornei, perché abbiamo visto, sì, ovviamente negli addii al celibato, al nubilato c'è quello che si butta contro lo sposo e lo massacra tutto il tempo, e vabbè, ci sta ed è sacrosanto, ma quello che miriamo noi è comunque creare anche una sorta di community per il vero e proprio bubble football, cioè una serie di passaggi rasoterri, quindi un tiki-taka veloce. Con una serie di una rete di passaggi rapida per arrivare in porta. Quindi miriamo anche a questo, cioè nel senso c'è sì una giusta dose di ignoranza che ci sta in questo lavoro, in questo sport, ma vogliamo anche dare un tono abbastanza competitivo e agonistico alla cosa, quindi. Interessante, ci sarebbe poi una parte ludica, rimane, però appunto anche una parte più sportiva di uno sport vero e proprio, con delle regole, anche Esattamente, perché poi sì. forse aumenta ancora il divertimento, quindi non solo sulla bolla, ma anche proprio sulle magari capacità Hai tecniche centrato il calcistiche punto. di ognuno. Io immagino, perché, insomma, immagino che certe cose sono impossibili da fare, ma altre sono degli A spettacoli. parte che io ho visto veramente fare di tutto, cioè ho visto anche rovesciate con la bolla, anzi forse è anche più comodo, avendo una bolla su cui rimbalzare, si è meno preoccupati di farsi male alla schiena, Per quindi. esempio, mi verrebbe anche di provare apposta a buttare la palla dentro la bolla per poi poter Ma infatti molte fare. persone lo fanno, per quello dico, vogliamo anche andare in quella direzione perché secondo me c'è la possibilità, c'è la voglia, c'è la possibilità e quindi assolutamente sì. Prima o poi tenerla, stavo pensando, c'è la palla dentro la bolla, però perché ti andare a fare il colpo di testa, invece la devi ammortizzare dentro, non so come dire, Sì, non la devi devi. inglobare, ma ti cadrà quasi sicuramente davanti alla faccia, quindi Ah, non. proprio, ah, così giù va. Sì, sì, Ok, sì, 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 sì. ok, ok. Ricordiamolo, siamo in chiusura, ricordiamo le coordinate per trovarvi, dove vi possiamo trovare. Allora, per i campi, ripeto, ma sul sito comunque c'è scritto tutto, però per quanto riguarda i campi, principalmente siamo in zona appunto Piazza Tirana, in zona Forlanini e lo Scarioni al Palacus, in zona Comasina in via Salemi, quindi siamo in quella zona lì, e poi comunque per veramente qualsiasi trasferta ci muoviamo noi, ovviamente si concorda telefonicamente l'orario e i vari dettagli, quindi chiamandoci Tutto quanto, quanto ho capito, sostanzialmente. cioè, seguite tutto quanto la preparazione, quindi non bisogna Assolutamente sì, ma preoccuparsi assolutamente di ci occupiamo niente. anche di eventi, di appunto, l'hai Lo letto spazio che qua. bisogna Un avere è uno spazio di un campo da campionato da calcetto. calcetto. Nel frattempo, intanto ci scrive Edoardo Zucca che ti saluta, Ah! dice che ti fa i complimenti per quello che stai facendo, quindi insomma, vedo che già c'è.
il Bubble Football ha una bella, come quello dici tu, no? Cioè, sta cercando di fare la community, forse questa community già c'è, che sta cercando un po' di, certo, già esiste, stiamo cercando semplicemente di consolidarla e di farla espandere, ecco, ecco. No, facciamo anche un appello a chi volesse magari avvicinarsi al Bubble Football, non solo dal punto di vista geludico, come dicevi, con quella sana dose di ignoranza, come dice, che ci vuole, ma proprio anche, insomma, cercando di creare uno sport, un movimento intorno, giusto? Certamente, certamente. Basta scrivervi e proporsi. Bubble Football su Google, primo risultato siamo noi, ci venite a trovare e ci fa solamente piacere. Perfetto. Antonello, allora io ti ringrazio davvero tanto, grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi. Spero di, voglio vedervi su un campo da Bubble Football. Adesso, ma assolutamente, noi vi aspettiamo. Davvero la squadra di Milano News con le nostre rappresentanze femminili, che saranno poi le più agguerrite sicuramente, conoscendole. No, infatti guarda che molte volte appunto dice "Ah, guarda, ma quella è una ragazza, fa niente", invece sono le più cattive, no, le più... Che, so già che la nostra Arianna, la nostra Greta, per non parlare di Liz e tutte le altre, so già che saranno quelle che ti hanno filo da torcere. Grazie davvero, qualsiasi novità fate, se fate qualche torneo così, vi terremo aggiornati a raccontarcelo, perché davvero ci interessa tanto seguire quello che farete da qui in futuro. Va perfetto, bene? Va bene, grazie, grazie mille. Grazie mille Antonello, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito oggi qui in diretta. L'appuntamento con Good Morning Milano è per lunedì, come sempre, 12:30 in diretta qui su Milano News. Per invece l'informazione della sera di Milano News, oggi pomeriggio alle ore 18 con il nostro telegiornale. Grazie mille, arrivederci e a presto!